Radio Francigena. Una via antica verso un nuovo mondo. Scusa, una domanda per Radio Francigena. Secondo Mignone, direttore esecutivo del Itinerario Culturale, segretario esecutivo Accordo con il Consiglio d'Europa, ha partecipato all'incontro di oggi al Foro della Radio Francigena. Chiediamo, dal punto di vista privilegiato, qual è la forza di questo progetto nella sua dimensione europea della Radio Francigena e qual è una prospettiva che si può applicare anche agli altri itinerari culturali europei. Ma la forza della Via Francigena è una grande base federativa, associativa sul territorio italiano, francese, inglese, una grande capacità di sviluppare politiche integrate per lo sviluppo territoriale con un grande coinvolgimento degli enti locali e regionali. Questa è la grande forza a livello italiano, ma anche a livello europeo. Questo è un modello di sviluppo di un itinerario culturale che utilizziamo a livello del Consiglio d'Europa come un simbolo della metodologia vincente. Per quanto riguarda le prospettive, io penso che la Via Francigena continuerà a svilupparsi sempre più, perché c'è un interesse chiaro del turista, ma anche del fruttore del prodotto culturale, di legarsi sempre più al territorio rurale, territoriale, non più al territorio legato alle grandi città turistiche, ma proprio sull'aspetto dei piccoli comuni, delle piccole realtà territoriali, con una scoperta dell'autenticità del prodotto culturale. Ultima domanda, quest'anno si celebrano i 30 anni del programma di itinerario culturale del Consiglio d'Europa e si celebreranno a Lucca in Italia a settembre. Qual è il senso di questo forum, di questo programma insieme? Abbiamo scelto Lucca e la regione toscana come simbolo dell'itinerario culturale del Consiglio d'Europa, che sono attivi a livello del territorio. C'è un incontro col cittadino, il pellegrino, il viandante, il viaggiante, il turista che si sposta sul territorio per dialogare con i cittadini, per riscoprire questa identità europea legata a un percorso reale, un turismo di qualità, un turismo lento, un turismo che va alla ricerca del prodotto autentico sul territorio. Per cui Lucca, una media, piccola media città a livello europeo, scelta proprio come simbolo di un prodotto culturale d'eccellenza ma radicato sul territorio. E Radio Francigena sarà sempre presente anche lì in questa occasione. Certo, la Francigena avrà un suo ruolo importante, e l'idea è quella di utilizzare Lucca anche come esempio di vari itinerari culturali, perché abbiamo tutta una serie di itinerari culturali che passano per la Toscana, per Lucca i itinerari termali, destinazione Napoleone, l'itinerario dell'Ulivo, della Vite, di Francigena, sono tutti itinerari che passano per la Toscana e saranno messi in evidenza durante il forum di Lucca il 27 settembre.